Ehi, amante di vino, sicuramente hai già sentito parlare di fermentazione e rifermentazione. Ma cosa significano questi due termini? Provo a spiegartelo in pochissime parole. La fermentazione è quel processo chimico naturale che trasforma il mosto in vino. E come lo fa? Attraverso la conversione dello zucchero presente nell'uva tramite gli enzimi del lieviti in alcol etilico e anidride carbonica. Per quanto riguarda invece la rifermentazione, è il processo che rende i vini vivaci, infatti è il procedimento classico degli spumanti. Per quanto riguarda il metodo Charmat, la rifermentazione avviene in autoclave. Per quanto riguarda il metodo classico, la rifermentazione avviene in bottiglia. Sapevi la differenza? Scriviselo nei commenti e ci vediamo alla prossima puntata di Enosofia.